Siamo con il pianista Federico Sagona, al suo esordio solista 86400, poi ci spiegherai qualcosa in più su questo tuo disco, ma iniziamo proprio dalle prime mosse eh, nel mondo della musica, so che fa virgolette, è colpa di tua mamma se suoni il piano e non, non hai scelto la chitarra. Sì, eh, quando io son, ho fatto il primo esamino per entrare in una scuola a Prato, perché io sono pratese, eh, dopo, dopo l'esame mi hanno chiesto, l'esame per entrare alla scuola mi hanno chiesto, c'è una sorta di selezione che strumento avrei voluto suonare e io, memoria di quello che disse mia madre, mi disse mi piacerebbe che tu suonassi il pianoforte, quindi a me piaceva la chitarra, ma alla fine ho sterzato, diciamo. però insomma ha avuto ragione lei, direi. insomma. Diciamo l'amore di mamma ci ha visto giusto. Hai una carriera alle spalle davvero impressionante, hai suonato con nomi grandissimi come Noemi, Gianni Morandi, ma soprattutto Piero Pelù e Litfiba. Era il 2008, se non mi sbaglio, quando Piero ti chiamò e ti disse 10 giorni, devi suonare con noi". Sì, sì, assolutamente, è stata una cosa un fulmine a ciel sereno, ma di quelli positivi, perché eh, la cosa paradossale è che io avevo un giorno di, di pausa dal lavoro e mi è arrivato alla telefonata proprio nel momento in cui avevo il tempo di poter rispondere e essere concentrato sulla telefonata. E lì per lì non mi sono nemmeno reso conto che fosse Piero, perché mi ha detto sono Piero, ma non si è definito come Piero Perù. E da lì è iniziata la mia storia musicale, diciamo in Serie A, perché poi io ho sempre comunque suonato fino a quando avevo 20 anni, che, che sono on the road. Su, nei, nei vari locali, insomma con le varie situazioni musicali Sì, hai suonato anche con la combriccola del Blasco, ricordiamolo ma un, un ricordo di tanti tanti anni passati con, con Il Diablo, se ce lo puoi regalare ma eh, i ricordi sono tantissimi perché Piero ha una personalità incredibile sul palco, io credo sia veramente uno dei più grandi frontman che abbiamo avuto nella nostra storia musicale. Eh, la cosa che mi fece un po' effetto fu anche proprio la primissima prova in cui... Eh, mi trovai a, a suonare dei pezzi. Lui non mi detto nemmeno la scaletta, mi disse: Bene, ci vediamo alla prova. Quindi, io dovetti ascoltare quello che suonavano gli altri, guardare le mani del chitarrista perché, un pochino, suona anche la chitarra e quindi tirare giù il pezzo come si suol dire, cioè trascrivermi gli accordi al volo per poi dire: Ok. Gli accordi li so, poi dimmi te che cosa vuoi che, che sono. È stato particolare, però vedere Piero eh, nel mezzo della stanza eh, che appunto dava le direttive ai vari musicisti mi sembrava quasi una cosa da film, cioè sembrava quasi una sorta... Basatemi il termine, di cartonato messo nel mezzo, fermo, chiaramente senza maglietta perché era estate, quindi proprio il Piero Perù più, più famoso che eh, però ogni tanto si girava e mi diceva eh, tu puoi fare questo, facciamo questo, provalo un po', eccetera. Quindi è stato eh, emozionante davvero essere in una situazione di quel tipo lì. Senti, passando a parlare di un altro mito, il tuo maestro è stato Walter Savelli, un altro grandissimo della musica italiana. Che cosa ti ha, ti ha insegnato? Beh, la cosa che è... mi colpì subito di Walter eh, era... è stata quella di entrare nel, nel suo studio e eh, vedere una foto di eh, Paul McCartney e sentire Walter che diceva io ti devo eh, preparare per andare a suonare con lui. <ride> cosa voleva dire per lui? Paul è la massima espressione musicale in vita nella storia della musica, i Beatles in generale, quindi lui diceva devi essere pronto per affrontare qualsiasi difficoltà dal punto di vista musicale se vuoi diventare un musicista professionista. E alla fine insomma ce l'ha fatta, diciamoci la verità, perché comunque la carriera un po' insomma lo dimostra. Ma quando hai capito che la musica da passione sarebbe diventata il tuo lavoro? Perché di solito c'è uno, uno scatto, soprattutto nella mente dei, dei musicisti, quando si rendono conto eh, e dicono no, io devo fare questo, devo fare solo questo. Beh, per me è stato un lungo processo perché io ho sempre suonato eh, appunto in situazioni come la Combricola del Blasco ma anche altre cover band, la Negramara Tribute Band, quindi le, le classiche tribute band o la cover band di, di Ligabue di cover band ho suonato in tante in realtà. E co cosa mi ha fatto fare il salto di qualità? Eh, C'è stato un anno e io ho deciso di prendermi eh, dal lavoro che facevo, io ero un educatore, facevo. Lavoravo in una cooperativa a Prato e ho deciso, bene, mi prendo un anno sabbatico e vedo cosa succede, se riesco a fare questo lavoro e diciamo, porto la pagnotta a casa, ok, allora continuo a fare questo. Quindi è stato un po' un rischio che mi sono preso e non l'ho preso molto alla leggera perché mi ci sono voluti degli anni. Per l'appunto, appena ho deciso e ho comunicato alla mia cooperativa che mi sarei fermato per un anno, eh, due settimane dopo mi ha chiamato Perù quindi evidentemente era il destino che ha deciso insomma per me e quindi arriviamo al tuo esordio solista 86400 un titolo misterioso di cui vogliamo sapere il significato ma soprattutto ti volevo chiedere cosa ti ha spinto a fare questo disco di solito quando esce un disco solista c'è veramente come ti posso dire un'urgenza di, di dire certe cose di esprimere certe cose allora eh, in realtà i pezzi nascono da lontano, non tutti, ma i primi quattro nascono da lontano. Io ho scritto le prime melodie tanti anni fa, cioè eh, l'inizio è, è il secondo singolo che è uscito, io ho iniziato a scriverlo più di 15 anni fa, quindi sono veramente tantissimi, però ha subito tante tante modifiche, è come se non lo sentissi ancora pronto. Quindi è stato un disco che ha avuto bisogno di tanta maturazione, anche forse nel mio linguaggio, nel riuscire a esprimere certi concetti musicali che eh, non sentivo ancora di padroneggiare completamente, eh, anche perché appunto io ho suonato altri generi musicali, quindi mi sono um, approcciato a questo genere eh, in maniera anche come se fosse una scoperta, pur avendo eh, appunto un background anche di questo tipo qui. Eh, riuscire a fondere tutto è stata la difficoltà, perché nel disco si trovano echi di, di, vari, eh, di va cioè, varie influenze che ho avuto, da Barbacarach a Sakamoto, ma anche a musica diciamo, più rock, pop, come possono essere stati Linkin Park oppure Bruce Springsteen. Quindi in realtà fondere tutto eh, non è stata... Una ricerca necessaria, è stata abbastanza eh, spontanea, però dovevo filtrarlo attraverso un lavoro capillare su, su ogni punto del brano quindi analizzando tutte le note e tutte le soluzioni anche che volevo avere, sia dal punto di vista melodico che armonico. È uscito già un video di questo tuo disco all'inizio con un personaggio particolarissimo interpretato da un musicista altrettanto particolare. Come è nata questa collaborazione? Allora, David Battistini, che è poi l'attore che, che ha interpretato il personaggio che volevo portare sul, sul video, ehm, è in realtà il cantante di diversi gruppi. Eh, tra cui The Squatted by Bennett. Eh, abbiamo due generi musicali molto molto differenti, se andate a sentire comunque la produzione di David ve ne renderete conto, però è, è, è un personaggio proprio meraviglioso David che ho conosciuto grazie alla mia compagna e sono anni che, che comunque ci conosciamo e so che lui ha studiato anche recitazione. Ehm, quindi eh, ci è venuto l'idea a me e alla mia compagna di coinvolgerlo perché eh, ci piaceva proprio, aveva il physique du roll giusto per il personaggio che, che avevo in mente appunto per questo video. E grazie anche alle eh, sapienti mani di, e alla direzione di Stefano Campagna, che è il regista del, del video all'inizio, eh, siamo riusciti a a girare questo video eh, che racconta un po' il tormento interiore che c'è appunto del personaggio quando alla fine eh, all'inizio ha un tipo di vita abbandonandone un'altra probabilmente che aveva prima ma eh, il ritrovamento di una lettera lo convince a eh, riprovare eh, a, a darsi un'altra chance ecco il, il senso almeno che io ho dato poi al a, a questo video è quello però mi piace che poi anche nella musica e nel video la gente ci possa anche ritrovare un po' quello che, quello che gli piace trovare credo sia questo poi la, la, la cosa bella della musica è anche diciamo in parte del cinema il fatto che ci siano diversi aspetti che possono essere anche personalizzati hai suonato con tanti musicisti, sei una persona che vive nella musica, cresciuto nella musica. C'è un nome magari che, che dici ecco, con lui o lei vorrei veramente suonare. Ma ce ne sono tanti, Vabbè, Bruce Princeton è, è il mio idolo da quando io ho tipo 10 anni. Quindi, eh, ma in Italia sono son tanti gli artisti con cui mi piacerebbe, mi piacerebbe collaborare. Eh, non lo so, boh, per esempio Cremonini, secondo me, è un bravissimo artista, ma ce ne sono tanti, tanti davvero. Quindi fare una scelta diventa anche complicato. Nei prossimi mesi c'è qualcosa che bolle in pentola di, legato al tuo progetto solista, o magari anche qualcos'altro? Di solito chi suona tanto come te, sono in mille gruppi, ha mille cose che gli partono. Allora, sicuramente per questo progetto ehm, abbiamo già una data ho oh, una data e sarà il 26 di marzo eh, dico ci abbiamo perché in realtà è una data eh, condivisa con un altro bravissimo pianista di Firenze che si chiama Paolo Cognetti e stiamo organizzando eh, questo concerto anche per festeggiare un po' il Piano Dei che sarà in marzo eh, in una location che... Ehm, eh, per cui aspettiamo solo la, diciamo, la conferma, ma eh, abbiamo già la data appunto il 26 di marzo dove Paolo è già un artista che ha all'attivo un disco e sta uscendo con, con, quel, con quello successivo e io appunto per poter presentare il mio finalmente dal vivo. Quindi diciamo che per ora ho questo e poi in ponte chiaramente ho un, un calendario in evoluzione. Allora non vediamo l'ora di venirti a sentire suonare e grazie di essere venuto in Toscana. Grazie, grazie a voi, un saluto.